La grande onda è una delle immagini più conosciute al mondo. È molto popolare persino tra i giovani perché spesso è utilizzata come tema per i tatuaggi. Pochi sanno però che la grande onda è un'opera della prima metà dell'Ottocento realizzata dal pittore giapponese Hokusai. Rappresenta una tempesta, una grande onda anomala di circa 10-12 metri che tiene in balia alcune imbarcazioni al largo del monte Fuji che compare sullo sfondo. Il disegno della grande onda descrive una perfetta spirale che sembra voler avvolgere tutta la scena, sia il monte che le navi, ed è una metafora dell'acqua come forza della natura capace di travolgere la storia. In molti miti e leggende tramandati per millenni in tutte le culture, l'acqua costituisce il principio essenziale della creazione. Nella tradizione cinese, ad esempio, l'acqua corrisponde al caos da cui tutto ha avuto inizio. Nel mito della creazione degli indiani Yuki si narra che in principio tutto era acqua, dalla cui schiuma uscì la voce e il canto del creatore. Già per l'uomo primitivo, che viveva a stretto contatto con la natura, l'acqua era uno degli elementi fondamentali insieme al fuoco, terra e aria. Questi quattro elementi, con l'evoluzione della civiltà, si sono trasformati in veri e propri simboli, conservando una forte carica di magia e di sacralità. L'acqua è l'elemento che più di ogni altro è carico di significati legati alle origini della vita, rappresenta per eccellenza il principio vitale che penetra tra tutte le cose della natura. Secondo il filosofo greco Talete, l'acqua era addirittura il principio di tutte le cose e le piante e gli animali non sono altro che acqua condensata e torneranno ad essere acqua dopo la morte. Per questo l'acqua è presente nelle pratiche religiose di molte culture, si allega alla storia dell'uomo e si colloca al confine tra la vita e la morte, tra la creazione e il nulla. Per i popoli del Mediterraneo, sul quale affacciano paesi dell'entroterra prevalentemente arido, se non addirittura desertico, l'acqua è elemento di vita indispensabile e benefico. Nelle culture mediterranee l'acqua genera stupore, miracolo, poesia. Le più belle espressioni tramandate nel tempo sono legate alla natura verdeggiante intorno alle sorgenti, ai fiumi, ai laghi, luoghi sacri che legano addirittura il cielo agli inferi, come nel caso del lago d'Averno. Per i popoli del nord Europa l'acqua si lega invece al più freddo e il grigiore della pioggia, ai grandi laghi ghiacciati e ai torrenti impetuosi di montagna. Per i popoli del nord l'acqua è dunque associata a toni cupi e misteriosi, ai temi dell'inganno e della morte. Per questa sua doppia valenza di distruzione e di rigenerazione, l'acqua è legata al mito dell'aldilà, della vita dopo la morte. Il mitico Caronte, attraversato dal barcaiolo Caronte, è il fiume sotterraneo che porta nel regno dei morti, ma anche il paradiso terrestre della tradizione cristiana è ricco di acqua viva e di fiumi, così come il paradiso descritto dal Corano. Molto particolare è il significato del mare. Enorme distesa di acqua salata, nelle tradizioni e nelle culture di tutto il mondo, il mare è infatti il simbolo dell'avventura. Dal viaggio verso l'ignoto è spesso la morte tra le onde e negli abissi profondi. Ma è anche il simbolo della scoperta, di luoghi lontani con i quali costruire relazioni, tessere rapporti, ma non solo. Il mare infatti è anche il simbolo del viaggio, come scoperta della propria anima, dei propri desideri. Il viaggio per mare è la metafora di un percorso personale, la scoperta del significato profondo della vita e della storia. Ma il vero grande significato filosofico e simbolico, ancora oggi attuale, è forse l'intuizione dell'acqua come metafora dell'unità del cosmo, ovvero dalla goccia che si disperde nel mare come l'uno che appartiene al tutto e partecipe del grande movimento delle correnti e delle onde. L'acqua che scioglie le sostanze, che le modifica, che le pulisce, è un elemento ricorrente nelle religioni di tutto il mondo. Così come può pulire materialmente, l'acqua è in grado di lavare l'anima dal peccato. Il suo potere magico e misterioso è in grado di rigenerare persone, luoghi, situazioni. In moltissime religioni, prima della preghiera, i fedeli devono lavarsi. In particolare, l'acqua che sgorga dalla terra, la fonte, assume un valore sacrale perché è l'elemento primordiale che deriva direttamente dalla terra madre, dalla natura. Per la religione ebraica, all'inizio della creazione lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, ma l'acqua può essere creativa o distruttiva, sorgente di vita come di morte. Tutto l'Antico Testamento esalta il segno di benedizione dell'acqua, il diluvio e il passaggio attraverso il Mar Rosso segnano la forza distruttrice, ma anche la rinascita dell'umanità. Per la religione cattolica, il rituale del battesimo esprime bene il significato di rigeneratore dell'acqua. Alla purificazione, che è tipica anche delle antiche religioni pagane, il battesimo cristiano aggiunge infatti il concetto di salvezza, ovvero l'inizio di un nuovo percorso che si intraprende sulle orme dell'insegnamento di Gesù. Gli antichi egizi legavano l'acqua al culto del dio Osiride.
L'acqua compare negli antichi testi egizi come il Nun, l'oceano primordiale da cui erano nate tutte le forme di vita, e naturalmente come il fiume Nilo, con le sue inondazioni rendeva fertile la terra. In India e in altri paesi dell'Asia si usa schizzare d'acqua le statue sacre e fedeli prima della preghiera, ma il rituale più importante è certamente quello del bagno purificatore, che si fa alla fine di un pellegrinaggio. È un rituale molto comune in India, quello di bagnarsi in un fiume o in uno stagno sacro. E, almeno una volta nella vita, andare in pellegrinaggio sul Gange, che è il grande fiume sacro per eccellenza. I musulmani possono compiere la loro preghiera rituale solo in uno stato di purezza, ovvero dopo essersi lavati. L'acqua è un diritto importante per tutta la comunità, tanto che in un passo del Corano si legge che nessuno può rifiutare l'acqua in abbondanza senza peccare contro Allah e contro l'uomo. Nell'antichità e nel Medioevo era diffusa l'abitudine di fare i bagni termali, non esattamente per l'igiene del corpo, ma più in generale per il benessere della persona. Dopo le epidemie di peste del 300, l'abitudine dei bagni termali fu abbandonata, che si riteneva che l'acqua aprisse i pori della pelle e che dunque il bagno debilitasse ed esponesse il corpo alle malattie. L'utilizzo dell'acqua per igiene personale non era giustificato nemmeno per debellare i parassiti. Era normale avere pitocchi o pulci, che anzi si diceva succhiassero l'impurità del sangue e fortificassero la vista. Solo verso la fine del XVIII secolo si ebbe una graduale riscoperta dell'acqua e dei riti di pulizia che iniziarono a diffondersi soprattutto nelle classi più elevate. Mentre invece nella seconda metà dell'Ottocento, grazie alle prime scoperte scientifiche di microbiologia di Pasteur, Herbert e Koch, che scoprirono i germi e agenti patogeni di tifo e colera, furono avviate importanti campagne di salute basate sulla disinfestazione degli ambienti e soprattutto sulla nuova cultura dell'igiene personale. Nel cimitero protestante di Roma c'è una tomba senza nome sulla quale un epitaffio recita: qui giace uno il cui nome fu scritto sull'acqua. Si tratta di uno dei più grandi poeti inglesi, John Keats. Lo struggente rimpianto espresso da queste poche parole racchiude una delle tante metafore che l'acqua può evocare, ovvero il suo essere tangibile e allo stesso tempo incontenibile. Dalla terra nasce l'acqua, dall'acqua nasce l'anima. Così diceva nel V secolo a.C. il filosofo Eraclito da Efeso. L'acqua non è mai solo una cosa, è fiume, mare, è lago, stagno, ghiaccio, è dolce, salata, salmastra, è luogo presso cui ci si ferma o su cui si viaggia, è piacere e paura, nemica ed amica, è confine d'infinito, cambiamento e mutabilità, è ricordo e oblio, principio e fine, come si ricorda Eraclito. L'acqua ha ispirato poeti e scrittori fin dalle origini delle moderne letterature. Nel Cantico delle Creature, che è uno dei più antichi documenti della letteratura italiana, Francesco d'Assisi scrive: «Laudato sì, mio Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta». Nel 300 Francesco Petrarca compone la sua famosa canzone «Chiare, fresche e dolci acque», in cui riassume le principali tematiche e caratteristiche stilistiche del suo canzoniere. Nel componimento la bellezza dei luoghi è tutt'uno con il fascino dell'amata Laura. Le chiare, fresche e dolci acque sono lo spazio al di fuori del quale il poeta non riesce a trovare pace, perché sono il luogo della memoria e dell'amore. L'acqua è una delle più belle immagini evocate dal poeta angloamericano Thomas Stearns Eliot nel suo poemetto The Wasteland, la terra desolata. In tutto il componimento l'acqua è la cosa più desiderata, perché la pioggia ridarà fertilità alla terra riarsa ed estinguerà i fuochi della passione, e una tempesta ripulirà l'aria da ogni fetore. Nel romanzo Fontamara, pubblicato nel 1933, Ignazio Silone racconta la storia di un immaginario paese di contadini nel cuore delle montagne abruzzesi. Nel libro gli uomini potenti di Fontamara, legati al regime fascista, raggirano i rozzi e ignoranti contadini, sottraendo loro il bene più prezioso, che è l'acqua. All'entrata di Fontamara, sotto una macera di sassi, sgorga una povera polla d'acqua, simile ad una pozzanghera. Dopo alcuni passi, l'acqua scava un buco, sparisce nella terra pietrosa e riappare ai piedi della collina, più abbondante, in forma di ruscello. Prima di avviarsi verso il piano, il ruscello, col suo fosso, fa molti giri. Da esso, i cafoni di Fontamara hanno sempre tratto l'acqua per irrigare i pochi campi che possiedono ai piedi della collina e che sono la magra ricchezza del villaggio. Per spartirsi l'acqua del ruscello, ogni estate fra i cafoni scoppiano spesso liti furibonde. Negli anni di maggiore siccità, le liti finiscono talvolta accoltellate. Ma non per questo l'acqua aumenta. Nel volume di racconti di Marco Valdo, pubblicati da Italo Calvino nel 1963, l'acqua compare in un piccolo episodio in primavera. Per Marco Valdo, alle prese col ritmo della città moderna, l'acqua è il simbolo di una purezza naturale che si va smarrendo e che bisogna recuperare per ritrovare un po' di serenità.
«È quella la via», disse Marcovaldo, ma il fiume e l'incittà, che raccoglieva spazzature, scoli e fogne, gli ispirava una profonda ripugnanza. «Devo cercare un posto», si disse, «dove l'acqua sia davvero acqua, i pesci davvero pesci. Lì getterò la mia lenza». Le giornate cominciavano ad allungarsi. Col suo ciclomotore, dopo il lavoro, Marcovaldo si spingeva a esplorare il fiume nel suo corso a monte della città e i fiumicelli suoi affluenti. Lo interessavano soprattutto i tratti in cui l'acqua scorreva più discostata dalla strada asfaltata. A un tratto, spostandosi a tirami, vide a poche braccia sotto di sé l'acqua silenziosa. Era uno slargo del fiume, quasi un piccolo colmo bacino, d'un colore azzurro che pareva un laghetto di montagna.